Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annuncerà. Signore vi dia la sua pace. Questo Vangelo che abbiamo ascoltato è il Vangelo della Pentecoste, ossia 50 giorni dopo la Pasqua, il popolo era ancora in festa ed era riunito in piazza. Gesù prega il Padre e invoca il Padre perché tutti i credenti abbiano in dono il dono dello Spirito Santo, il Paraclito. Ebbene per voi, dice lui, che io me ne vada al Padre, perché andando io al Padre, pregherò lui, il Padre, perché vi mandi un altro consolatore, lo Spirito Santo, che rimanga con voi per sempre. Quando lo Spirito Santo verrà, lui vi convincerà sull'importanza della fede, sull'importanza della missione, sulla gravità del peccato. Ho tante cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quale questo peso, se non quello della droga, il peso dell'omicidio, il peso dell'aborto, il peso dell'eutanasia, il peso di famiglie che si dividono? Questi pesi sono importanti e coincidono con la nostra responsabilità, che stiamo collaborando al negativo alla costruzione del regno di Dio. Quindi la Chiesa, dopo 2000 anni, ha questo compito di annunziare la gravità della colpa, la gravità del peccato, perché ognuno prenda coscienza di se stesso, rientri in se stesso e cambi vita e confidi potentemente nel dono dello Spirito Santo, che è il dono del Paraclito, il dono del Consolatore. Quando verrà lo Spirito Santo, lui vi guiderà alla verità tutta intera, e la verità è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi lo Spirito Santo ha un compito, una missione di guidare tutta la Chiesa, tutti i credenti, tutti i battezzati all'unica verità che è Gesù Cristo. Che lui ci salva, lui ci illumina. Quindi lui è colui che veramente è in mezzo a noi come la verità, lo splendore della verità. E lo Spirito Santo rivela, svela completamente e ci mostra il Cristo vivo, il Cristo risorto, non il Cristo delle nostre fantasie. Quello è Zeus, non è il nostro Dio. Il nostro Dio è l'unico vero Dio, colui che agisce potentemente con l'azione dello Spirito Santo nei cuori dei credenti ed è vivo in mezzo a noi. Quindi, nell'augurarvi una buona festa di Pentecoste significa un bellissimo incontro personale con Gesù vivo, con il suo Santo Spirito che cambi il nostro cuore, che rinnovi la nostra vita, rinnova la Chiesa, rinnova le nostre azioni liturgiche, rinnova i nostri sacramenti, rinnova le famiglie, rinnova i sacerdoti, rinnova tutto intero il popolo santo di Dio, che da semplici cristiani aggregati quali potremmo pensare di essere, invece noi siamo la nuova assemblea, il nuovo popolo di Dio che loda e benedice e canta al suo Dio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.